ma è fatta apposta, lo scrivono, la scrivono apposta, fatta così, perché i funzionari, i burocrati hanno in mano il potere e la gestione di questa materia. Di più, qualunque soggetto privato intenda avvalersi o dare una lettura di una norma, deve avvalersi di un professionista e quindi pagare. Ci fa piacere. Intanto nell'ultima finanziaria abbiamo dovuto far saltare fuori 11 miliardi. Forse non ce ne sarebbe stato bisogno se dall'evasione accertata, che nel 2007 è stata di 44 miliardi e si presume che nel 2009 non sia stata tanto inferiore, si fosse riusciti a portare a casa un po' di più dei 7 miliardi e 7. Ma questo è. Dove li abbiamo trovati gli 11 miliardi che servono per far quadrare i conti? Circa 4 dallo scudo fiscale, un po' dal TFR, tagliando le spese e con qualche spostamento di bilancio. Dove sono finiti questi soldi? Un po' ai comuni a cui è stata tolta l'ICI, un po' dentro al welfare perché c'è la crisi, un po' all'istruzione pubblica e privata, sistemando e a sistemare qua e là dove la coperta è troppo corta. E poi dentro a un arcipelago di micro interventi sui quali ogni anno tutti dicono che bisogna metterci mano e poi nessuno lo fa. L'11 marzo, a due settimane dalle elezioni, arriva in Parlamento un decreto che spalma 2 miliardi e 214 milioni su tutta la penisola. 181 milioni vanno alle misure di particolare valenza sociale, per esempio Centro del Libro Parlato di Feltre, associazioni combattentistiche, Museo Tattile di Omero, Belice. Questi interventi non dovrebbero entrare nelle finanziarie, nel senso che la legge di contabilità prevedeva, sia quella vecchia ma anche quella nuova, prevedono il divieto di inserire nelle norme, nelle leggi finanziarie, norme di questo tipo. Però le inseriscono tutti. 8 milioni vanno divisi fra le vittime del terrorismo, le associazioni combattentistiche e gli esuli istriani, giuliani e dalmati. Parliamo dell'esodo del 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale e il passaggio di quelle zone alla Jugoslavia. Oggi non c'è più nemmeno la Jugoslavia. La maggior parte dei profughi di allora oggi vive a Trieste. Sono passati più di 60 anni. Sì, sì. Voi esuli, nonostante il grande dolore e la grande fatica, ormai siete più o meno sistemati. Beh, certamente. E viene da dire, perché bisogna continuare nella finanziaria ogni anno a dare dei soldi agli esuli istriani, dalmati? Come dare dei soldi? Non ci hanno dato niente. Ci sono dei finanziamenti? Sì, finanziamenti alle associazioni, per fortuna. Io ci sono nata nell'associazione, ci vivo con l'associazione. Hanno fatto vari monumenti, hanno fatto varie cose, c'è il museo degli istriani. I finanziamenti vanno alla Federazione dei Profughi. Voi all'anno quanto ricevete di finanziamenti pubblici? 4 milioni e 500 euro, ma dove ci sono i 1.400.000 nostro e il resto è per i rimasti. Poi i rimasti ottengono anche dei finanziamenti da parte della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Quindi loro hanno tre volte anche più noi. Poi 10 milioni vanno all'Istituto Mediterraneo di Ematologia. Sta a Roma, in Corso Vittorio. Una fondazione nata nel 2003 su iniziativa dei Ministeri della Salute, Affari Esteri, Economia e della Regione Lazio e fa ricerca e cooperazione sanitaria per creare istituti in paesi come la Cina, la Siria, l'Iraq. Il problema è che non si capisce perché debba tirare avanti con un intervento della finanziaria anziché stare nel capitolo di spesa della sanità. Questo, non ho alcuna ipotesi su questo, ritengo perché c'è stata una coscienza tardiva di quanto era indispensabile ed è indispensabile l'IME. Nel caso del Belice invece la presa di coscienza è perpetua. Il terremoto risale al 1968, sono 40 anni che la ricostruzione sta dentro la finanziaria, gli ultimi 100 milioni li aveva stanziati Prodi. Dopo il 2009 c'è scritto basta contributi e invece ci risiamo 2 milioni per edilizia privata. Perché? No, guardi, sono tutte delle norme e degli interventi previsti da una legge dello Stato. Fino a che qualcuno non ci mette mano e la corregge, eccetera, la finanziaria deve per forza tener conto di questo e prevedere gli appostamenti di bilancio che servono per darne corso. Ma lei lo sa perché continuiamo a finanziare il Belice?
ormai il Belice aveva i pantaloni corti quando l'ho visto, evidentemente attraverso questi continui e annuali finanziamenti, poi alla fine è evidente che qualcuno ci marcia e non vanno sicuramente nell'interesse dei cittadini che dovrebbero invece beneficiarne, perché sennò l'opera Belice sarebbe già bella che conclusa. Poi ci sono 105 fra enti, associazioni, istituti nati con la finanziaria del 96, sui quali oggi cade uno stanziamento complessivo di 20 milioni. A tutti questi e a molti altri, perché così, io ho chiesto che titolo prendono questi soldi. Se esistono, che ragione sociale hanno, perché magari non c'è più l'ente ma qualcuno che riceve. I 538 enti a cui ha scritto il ministro hanno speso nel 2009 circa 9 miliardi, poco meno dell'ultima finanziaria. Ma tra questi ci sono i famosi enti inutili che dovremmo sopprimere da anni? Non sono in grado di rispondere perché i soggetti che hanno la sorveglianza su questi enti non hanno gli elenchi. Ed è per quello che sono andato a spulciarmi tutti i soggetti che ricevevano delle risorse da parte dello Stato. Ci sono soggetti che proprio uno non... si chiede il perché esistano. Se lo chiede ogni governo. Con la finanziaria del 2008 Prodi ne individua 130 e 11 da eliminare entro giugno. A giugno arriva Tremonti e dice: entro il 20 novembre taglierò quelli che hanno fino a 50 dipendenti. Tra gli 11 da tagliare subito c'era l'Unione Tiro Assegno, quella degli ufficiali in congedo, il Pio Istituto Elemosiniere, l'ente Irriguo Umbro Toscano. Sono ancora tutti lì, tranne l'ente Irriguo, nato nel 61 e dichiarato scaduto da Calderoli a novembre 2009.